a Padova per un tour che lo porterà su tutti i campi della Serie A, della Superlega, per vedere come stanno i probabili o possibili azzurri. Sì, il tour che nella sua fase conclusiva, quello di oggi è stato il decimo appuntamento, quindi domani sarà Molfetta e poi nella settimana prossima le due squadre umbre, Perugia e Città di Castello, e il tour sarà concluso. Bellissimo, sono molto contento di averlo fatto, è stato molto utile per me, intanto per vedere anche un po' dietro le quinte, no? Dal mio punto di vista anche più interessante delle singole partite, che ho modo chiaramente di vedere in maniera più scientifica, analizzandole con gli scout e con il video. Però insomma, vedere la fase invece di preparazione alla gara, di fare delle chiacchierate con un po' di atleti là dove c'era da farlo, di confrontarmi con molti miei colleghi e con gli staff dei club che insomma sono protagonisti di questo campionato. Mi è molto utile, contribuisce a chiarire idee e contribuisce a generare quelle scelte che insomma non è ancora arrivato il momento, ma ci stiamo avvicinando al momento in cui saranno fatte, saranno comunicate e saranno, naturalmente rappresenteranno la linea di ripartenza dopo la stagione scorsa. E per quanto riguarda l'appuntamento di oggi a Padova, che Padova è una squadra giovane, che indicazioni e che conferme hai avuto eventualmente da questo incontro, questa visita? No, certo, prima di tutto la cosa che hai detto non è per nulla scontata ed è molto importante che ci sia un posto nel campionato di Serie 1 in Italia dove si investe davvero sui giovani, sulla crescita individuale degli atleti, è estremamente meritorio. Aggiungo, mi fa particolarmente piacere perché questo è un territorio che ha dato tanto e che dà tanto alla pallavolo maschile in particolare, io di quella mi occupo naturalmente, anche in termini proprio di solidità dell'ambiente. Questo non dimentichiamoci che è una realtà storica della nostra pallavolo, questa di Padova, è una realtà che continua a funzionare, se vogliamo anche indipendentemente dai risultati sportivi, nel senso che c'è stato grande entusiasmo quando la squadra è tornata in Serie 1 e c'è grande entusiasmo oggi, quando magari qualche risultato non è arrivato, non è straordinario, ma il palazzetto è un posto meraviglioso dove giocare, oltre ad essere un palazzetto meraviglioso. Quindi io prima di tutto faccio il tifo perché questa realtà e realtà come questa davvero riescano a consolidarsi e a diventare sempre più, come dire, le pietre d'angolo sulle quali la nostra pallavolo non solo possa garantirsi un presente all'altezza, ma possa costruire un futuro che sia anche migliore di quello che oggi è il presente. Quindi è un grande e doveroso omaggio quello che io voglio fare. Poi è chiaro, Padova ha dei giocatori di interesse delle squadre nazionali, addirittura due della Juniores in questo momento, ovviamente mi riferisco a Balasio e Milan, che quindi conosco molto bene, uno dei due tra l'altro lo rivedrò anche nel collegiale che faremo lunedì e martedì. Ci sono altri giocatori che sono secondo me interessanti, di una valutazione complessiva di una stagione che probabilmente darà anche qualche opportunità in più a una rosa che dovrà essere allargata in virtù del fatto che insomma le manifestazioni alle quali la nazionale italiana dovrà rispondere sono veramente tante nel corso della prossima estate. Internazionale, ultima domanda, che non pensa solo poi a quest'estate, visto che proprio nei giorni prossimi ci sarà questo collegiale proprio rivolto a Rio 2016, quindi si guarda anche, diciamo, più in prospettiva, anche non solo con stagione per stagione, ma poi anche in maniera più a lungo termine. Ma questo è quello che io ho sempre cercato di fare dal 2011, da quando è cominciato questo lavoro straordinario. È chiaro che credo che il compito di un commissario tecnico nazionale sia far giocare il meglio possibile la squadra che ha in quel momento e tentare di raggiungere i migliori risultati possibili, però è compito di un commissario tecnico nazionale anche quello di costruire delle linee guida e di guardare al futuro, anche magari a quel tipo di futuro di quando non ci sarà più lui, ma per questo insomma io mi dedico moltissimo durante la parte invernale, no? Dove normalmente la squadra non è con me in palestra, ai regional day, come a queste tappe, come a dei progetti che sapete, che conoscete, hanno credo anche rappresentato un bel punto di ripartenza nel settore giovanile, mi riferisco all'Under 13, al progetto 3 contro 3, a questi collegiali invernali che con grande collaborazione, devo dire, per la quale ringrazio i club,
magari a differenza di altri sport dove si è tentato di fare la stessa cosa e non ci si è riusciti, noi ci riusciamo e sono ben felice di poterlo fare. Quindi insomma credo che ci sia un lavoro gigantesco da fare per un commissario tecnico nazionale anche nei mesi sommersi, no? Quelli diciamo da ottobre ad aprile, quando la squadra non è impegnata in prima linea. Lo faccio e sono felice di farlo perché penso che sia giusto farlo e sia compito e dovere di un commissario tecnico di una nazionale.